Ciao a tutti, bentornati su Stars in the City, benvenuti ai nuovi e ben trovati in questo oroscopo che è stato tanto richiesto, che è quello dell'analisi dei transiti tra Ilary Blasi, Francesco Totti e una new entry che sembra si chiami Noemi, ragazzi. Allora, massimo rispetto perché stiamo trattando un matrimonio che è durato 20 anni e ci vuole rispetto anche in queste cose. E insomma, vediamo se le stelle riescono a chiarirci le vicende, l'andamento, insomma, delle cose e soprattutto per quello che mi avete chiesto, se è possibile un'eventuale riconciliazione tra Ilary e Francesco Totti. Allora, ragazzi, la prima cosa che devo dirvi è che qui questa è una crisi che inizia da lontano. Questa è una crisi che inizia da lontano, una crisi che inizia tra il 2016 e il 2017, quando Saturno in Sagittario è entrato nella dodicesima casa di Francesco Totti, l'inconscio, e ha trovato Nettuno in Sagittario. Voi sapete che la fine della carriera di Francesco Totti, e quindi il suo ideale, no? Di essere un eroe sportivo, Nettuno in Sagittario, Nettuno gli ideali è il segno del Sagittario, si sa che è molto eroico, è molto pomposo come segno, ha delle grandi ambizioni ed è molto legato allo sport. E ha una connotazione proprio legata alle gambe e insomma Totti, il suo cucchiaio, sono passati alla storia del calcio. Quindi lui aveva questo ideale di se stesso, è riuscito a vivere una vita da sogno, il suo sogno, è riuscito a realizzarlo, ma quando Saturno, il signore del karma, è entrato nella dodicesima e ha trovato Nettuno, questo sogno, non solo lo ha concluso, perché ragazzi, Saturno è anche il signore del tempo e quando passa su un valore, un settore del nostro tema natale, decreta se determinate situazioni inerenti a quel pianeta o a quella casa sono terminate, devono finire o se possono andare avanti. In quel caso le rinnova con un ciclo molto lungo perché Saturno non è certo il pianeta delle cose per caso, delle cose che durano un annetto, no? Quindi è sempre un transito impegnativo e ricordatevi sempre che i transiti di Saturno sono tostissimi quando arrivano all'ascendente, però ragazzi, credetemi, si fanno sentire 3 anni prima quando sono nella dodicesima casa, che è il nostro inconscio. Quindi lì iniziano a venire fuori magari le paranoie, i nemici nascosti, le memorie antiche, il karma familiare. No? Sono sempre degli anni particolarmente tribolati, anche a seconda del lavoro che noi del lavoro interiore, della crescita, del miglioramento che noi dedichiamo a noi stessi oppure no, okay? Quindi se non lo facciamo, se facciamo un po' una vita da cicala, è chiaro che quando arriva Saturno le prove e le cose che vengono fuori possono essere tante, no? E magari un po' pesanti. Cosa è successo a Francesco Totti? Saturno incontra Nettuno, interrompe la sua carriera di eroe sportivo, di campione, e soprattutto, ragazzi, la dodicesima, oltre ad essere la casa anche degli ideali, no? Dell'inconscio, stiamo dicendo, è anche la casa dei nemici nascosti. Quindi sembra un po' che tra lui e Spalletti ci fosse un po' un karma del genere. Luciano Spalletti, se voi vi metto qui il tema natale, ovviamente insomma ci vorrebbe una bacchetta per indicarvi tutti gli aspetti, ma il Saturno di Luciano Spalletti capita sull'ascendente di Francesco Totti. Come a dire che Spalletti, per sorte, per karma, aveva un potere sul personaggio pubblico di Francesco Totti, tanto che ne ha a un certo punto decretato la fine. Ovviamente il Saturno di una persona sull'ascendente di un'altra non indica soltanto un danno, ragazzi, può indicare anche una consacrazione, un grosso aiuto. Tanto è vero, poi ovviamente dipende dalle ottave alte o basse delle persone, quindi dalla nobiltà o insomma, no, dalle bassezze umane che io, Saturno,
incarno su un'altra persona, cioè non tutti i Saturno sono uguali, insomma. Io posso incontrare un Saturno, il Saturno di una persona che cade sul mio ascendente e quella persona è una persona nobile ed elevata e quindi mi aiuterà a, come dire, a esprimere e a realizzare quelle che sono le caratteristiche del mio ascendente. Posso incontrare una persona malintenzionata, livorosa, competitiva, con un Saturno sul mio ascendente, potrebbe darmi dei problemi, cioè tenermi schiscia, tecnicamente esattamente, cioè controllarmi, in qualche modo possedermi, bloccarmi, ok? Quindi Saturno è molto importante nella comparazione. Insomma, queste due persone sembra avessero, non dico un incontro, dico un incontro karmico, insomma, sì, si può dire, io spesso riporto tutto lì, però ragazzi, la vita è una serie di incontri che sono stati, la vita proprio a livello evolutivo è caratterizzata da una serie di incontri che sono stati maturati in un altro tempo e in un altro luogo. E quindi la crisi di Francesco Totti inizia lì, inizia tra il 2016 e il 2017, quando poi deve abbandonare il suo sogno, la carriera, la Roma. E poi inesorabilmente Saturno lascia il segno del Sagittario il 20 dicembre 2017 ed entra nel segno del Capricorno. Entrando nel segno del Capricorno inizia a fare il suo percorso, inizia ad avvicinarsi all'ascendente di Francesco Totti e a percorrere tutta la prima casa. Cosa significa? Anche questo è un transito abbastanza impegnativo e pesante perché praticamente l'universo ti chiude un ciclo durato esattamente 28-30 anni, no? E ti chiede di reinventarti, di ritrovare un'altra identità da portare avanti per i prossimi 30 anni, per i successivi 30 anni. Poi, ovviamente, non tutti quelli che hanno Saturno sull'ascendente terminano una carriera. Per gli sportivi, avendo e per tutte le persone che hanno delle carriere a tempo, è chiaro che può accadere questo, però. Una persona, voi immaginate un impiegato di banca, un avvocato, quelli possono, un medico, possono essere invece momenti di consacrazione se la persona ha investito con tutta se stessa correttamente, con criterio, no? Con coscienza, come chiede Saturno, con impegno e con dedizione. A volte, perché so che me lo chiederete, anche quando dedichiamo impegno e dedizione ad un ambiente, ad un settore, no? Un settore lavorativo, ma arriva Saturno all'ascendente o al medio cielo e lo cancella, significa ragazzi che nella nostra vita è proprio previsto che si alternino due, almeno due professioni, due fasi lavorative e dobbiamo anche accettare, no? E fa parte proprio della nostra mission, quella di imparare ad essere flessibili e a reinventarsi perché evidentemente abbiamo un posto da un'altra parte. Quindi Francesco Totti vede Saturno entrare sul suo ascendente, l'ha beccata in pieno, nel senso che il giorno in cui Saturno, il 17 dicembre, è entrato nel segno del Capricorno, è entrato anche nell'ascendente di Francesco Totti, quindi perché Francesco Totti ha l'ascendente a 0,55, quindi al primo grado, al grado 0 del Capricorno. E cosa accade? Quando nello specifico il segno del Capricorno all'ascendente chiede con il ritorno di Saturno, chiede all'individuo che lo possiede di diventare maturo, adulto. E spesso si diventa adulti quando si perdono i genitori, si diventa realmente adulti, anche se siamo manager di multinazionali, anche se giriamo il mondo, anche se abbiamo mogli, tre mogli, 12 figli, insomma, ragazzi, anche se la nostra vita è piena, però credetemi, quando ci sono un papà e una mamma ad aspettarci da qualche parte, una parte della nostra psiche è sempre figlia. E vi posso garantire che è soltanto quando non c'è più nessuno alle tue spalle, o comunque inizi a perderne uno, che ti rendi conto di che cosa significa essere adulti, cioè contare soltanto su se stessi. Quindi questo ritorno di Saturno all'ascendente ha portato una cosa che può capitare in quell'età nella vita di una persona, la perdita del padre, che è avvenuta nel 2020 per Covid, tra l'altro.
proprio incarnando e impersonando proprio quelle che sono le simbologie del Capricorno da solo. Francesco Totti ha perso il papà, ricoverato per Covid da solo, ovviamente come tutte le persone che hanno perso un caro per Covid non si sono potuti salutare ed è una cosa già che fa venire il magone a pensarci soltanto così. Voi immaginate una persona che veniva già da un percorso abbastanza detonante dal punto di vista psicologico, perché quello che volevo dirvi è che la sorpresa, la scoperta e l'amarezza di Francesco Totti quando Spalletti ha iniziato a fargli un po' le scarpe, ragazzi, insomma, a metterlo con le spalle al muro, spero di usare una terminologia, anche se sono stata un po' schietta e diretta, insomma, spero che i sostenitori di Spalletti non me ne vogliano, insomma, però probabilmente se non avesse Se lo avesse fatto giocare un po' di più, forse la Roma lo avrebbe rinnovato il contratto di un anno, insomma, andava bene. Quindi, no? Ok, questa è la mia interpretazione dei fatti. Mettiamola così, diciamo che io appoggio quello che Francesco Totti sosteneva, che avrebbe potuto giocare un po' di più. Lo appoggio perché guardavo le partite da tifosa. Quindi, la cosa che lo ha lasciato ancora più amareggiato è stato il fatto che prima erano amici. Il segno del Sagittario, cioè Saturno che è tornato nel segno del Sagittario e che gli ha portato la trasformazione di un amico a nemico, è tipica, diciamo, dei valori di Nettuno in Sagittario. Perché? Perché Nettuno in Sagittario non sta bene, è ingenuo. Quindi probabilmente non ne aveva colto nella sua, ed è anche molto esuberante, Nettuno non sa chi lo possiede, Totti, tutti quelli veramente dal 1970, se non erro, all'84 abbiamo Nettuno in Sagittario, no? Quindi, nonostante Francesco Totti abbia una perspicacia, a dir poco, luna in Scorpione, non ha percepito la pericolosità, l'umoralità, la permalosità di Spalletti, e anche l'imprevedibilità, visto che se non erro ha una luna in, me lo ritrovo ragazzi, che ho aperte tutte le finestre del mondo, ha una luna in acquario congiunta a Chirone, ragazzi, ha una luna in acquario congiunta a Chirone, opposta a Urano in Leone, quindi è una persona che ha degli sbalzi di umore, ma anche di vedute, proprio oscilla da una parte all'altra, proprio dal giorno alla notte, e proprio quei valori lì vanno a toccare il Saturno. L'Urano di Spalletti, tra l'altro, scarica quell'umoralità sul Saturno di Francesco Totti, quindi erano proprio, si sono incontrati per, ragazzi, si sono incontrati per un disegno del destino, ragazzi, chissà cosa li legava da principio. Fatto sta che Spalletti ha scaricato tutto il suo potere e tutta anche la sua imprevedibilità su questa persona che non ne aveva colto l'imprevedibilità, la pericolosità e volendo anche il potere. E quindi è rimasto doppiamente sorpreso, diciamo ferito. Quindi veniva già da questa situazione, da una delusione, aveva perso un punto di riferimento, anzi si era trovato impotente. Non so se avete visto la fiction di Sky, speravo di morire prima, una roba del genere, speravo di morire prima, non mi ricordo se era romano o meno, però questa cosa è spiegata molto bene, tra l'altro è una serie molto bella. E insomma, ragazzi, già veniva da una delusione grande quando arriva il Covid, lo chiude, mentre lui sempre a causa, no, del transito di Saturno sul suo ascendente, cerca un'identità, perché sappiamo che ha provato a fare il dirigente della Roma, poi non andava bene, poi qua, poi là, ha poi aperto delle società, adesso sta ritrovando una collocazione, ok? Adesso il trigono di Giove alla Luna, insomma, gli ha portato diverse finestre di nuove possibilità e quindi c'è un miglioramento da questo punto di vista. Anche se il clima, la sua vita, le situazioni non sono ancora stabili. Quindi perde il padre, si sente ancora più solo e probabilmente avrebbe voluto
che sua moglie si dedicasse di più a lui. Da che cosa lo intuisco? Lo intuisco dal fatto che mentre lui aveva Saturno congiunto, mentre lui era tartassato da vari transiti, ragazzi, c'era Hilary che aveva il trigono di Saturno ai pianeti in toro, che lei ha in quinta casa, e quindi c'era la consacrazione della sua carriera. Quindi, nel momento in cui Francesco Totti, che ha un discendente in Cancro e che quindi ha due amori immensi, la Roma e la famiglia, che sono le sue due famiglie, il matrimonio, vede ha l'opposizione di Saturno al discendente, è chiaro che, e poi se si vede che quel Saturno sta trigonando, cioè sta facendo fare l'upgrade alla moglie, si capisce abbastanza velocemente che lui si è sentito trascurato, che l'avrebbe voluta lì, ma lei era all'apice della carriera, ragazzi, parliamo di una donna che non aveva ancora compiuto 40 anni e che ha lavorato tanto nello spettacolo e che meritava e desiderava una carriera, evidentemente per lei andava bene così. E quindi queste persone si sono trascinate, tra virgolette, si sono trascinate, ragazzi, hanno avuto degli alti e bassi, hanno dovuto cercare di incastrare, le esigenze diverse. Si vede già che, nel 2016-2017 Saturno in Sagittario, transitava nella sesta casa di Ilary Blasi, il che significa che la realtà stava iniziando a farsi pesante. E soprattutto, visto che Saturno è legato non solo allo sport, quindi per questioni sportive, ma anche agli allontanamenti, è chiaro che lei sentiva il peso tutte le volte che si allontanava per andare a Milano, credo che sia abbastanza chiara questa cosa, e non si sentiva libera di farlo, ok? Considerate che una ragazza è una Toro con tanti pianeti in Toro, quindi è molto stabile, e poi è molto bella la comparazione, il suo stellium di ben quattro pianeti in Toro è sulla quarta casa di Francesco Totti, quindi proprio lei gli dava le radici, lei proprio gli dava una stabilità pazzesca, lui non ha pianeti in toro, forse c'ha Chirone, adesso lo guardo, quindi lei gli dava una grande stabilità. Però è anche una ragazza molto dinamica, perché una sesta casa in Sagittario, con un Nettuno in Sagittario, le fa amare molto i viaggi, le fa amare una vita dinamica, non è esattamente, anche se è riuscita ad incarnarlo perfettamente, no? Il suo ascendente alla fine del Cancro è riuscita a farle avere un ruolo di mamma esemplare ed è sicuramente bravissima, i ragazzi sono bellissimi, però lei ama la vita dinamica, poi è anche una luna molto moderna in acquario, in settima casa, quindi è chiaro che questo matrimonio si è durato tanti anni anche perché lei aveva la possibilità di fare quello che sognava, lavorare in televisione, la luna in acquario, insomma, è strepitosa da questo punto di vista, no? Quindi proprio lavorare attraverso il mezzo avrebbe potuto fare anche la YouTuber, la diva di TikTok, l'influencer, insomma, comunque la luna uraniana si presta molto con i social, con il mezzo televisivo e insomma, con questi mezzi di comunicazione, no? Che ti fanno raggiungere, poi insomma, chiunque attraverso uno strumento moderno. È una donna molto moderna. E poi, insomma, ragazzi, se vedete anche la comparazione fra di loro, il sospetto che fosse a tempo determinato, anche se un tempo molto lungo, c'era perché il Saturno in Leone di Francesco Totti cade sull'ascendente, sul personaggio pubblico in Leone di Ilary Blasi. Ilary Blasi ha un ascendente alla fine del Cancro. E con tutta la prima casa in Leone. Cosa significa? Che grazie al Saturno di Francesco Totti lei si è consacrata, no? Saturno non è Giove. Se il Giove di lui fosse stato sull'ascendente di lei, le avrebbe dato notorietà, ma una notorietà che insomma poteva essere come quella dei protagonisti di Temptation Island o del Grande Fratello, il vincitore che a volte non ci ricordiamo chi è, cioè transitoria, è proprio la fumata, fa un Giove messo bene, no? Invece il Saturno è proprio una consacrazione, cioè proprio prendere una persona e darle prestigio, darle lustro. È probabile, come dice lei, che insomma lei gli debba tutto e che anche la sua carriera forse. Allora è bellissima, ragazzi, bravissima, però magari no, nella rosa delle conduttrici forse
Forse se non fosse stata la moglie di Francesco Totti avrebbe impiegato di più, no? Invece involontariamente, automaticamente aveva un, come lei stessa intelligentemente ha riconosciuto, insomma aveva un, come dire, una spinta, una considerazione diversa. Però Saturno è anche il signore del karma. Allora, oltre al fatto che lui l'ha consacrata, quel Saturno sull'ascendente può essere anche, può raccontarci anche che lei si sia sentita vincolata a un certo punto, no? Incastrata in un ruolo, perché voi immaginate avere tutti gli occhi di Roma, saranno 8-10 milioni di abitanti addosso, che insomma, si fa piacere, però fino a una certa, insomma, soprattutto per una luna in acquario, quindi il Saturno di lui è opposto alla luna di lei e questo potrebbe indicare delle cose, dei rapporti, delle situazioni a tempo determinato. I multipli di Saturno, 7, 14, 21, col 21, insomma, più o meno ci siamo. E guarda caso, è proprio quando Saturno è tornato opposto al Saturno di lui e sulla Luna di lei, cioè in acquario, che hanno iniziato, insomma, le lancette dell'orologio hanno iniziato a cambiare, insomma, no, i percorsi. Il grosso, l'inceppatura di questa situazione deve essere avvenuta l'anno scorso, io credo nella seconda parte dell'anno, ma comunque nel 2021 c'erano Saturno e Giove in acquario sulla luna di Ilary Blasi e sul settimo settore, il matrimonio di Ilary Blasi. Voi sapete che i pianeti in acquario sono governati da Urano, la rivoluzione e la distruzione, e da Saturno, il signore del tempo. Quindi questo transito potrebbe essere letto come un avvenimento o anche una maturazione psicologica interiore che possa averle fatto dire: ok, questa situazione è terminata. Ora, un Giove e Saturno sulla Luna di Ilary in settima possono indicare come avvenimenti esterni, oltre ad eventuali consapevolezze e prese di coscienza, e anche bisogno di evadere, di uscire da questa, sapete che insomma il toro ogni tanto si chiude in recinti protettivi, poi ogni tanto sbrocca e decide di ridarsi alla libertà, no? Decide che quel recinto, anche seppur molto confortevole, è diventato troppo stretto. Quindi può essere, può indicare anche, oltre al transito di Giove e Saturno sulla Luna di lei, può indicare anche, non solo, ecco, la consapevolezza di dire questo recinto è troppo stretto, me ne va, lo apro e me ne vado, ma anche l'arrivo di una persona in quel matrimonio, o da parte di lei, o da parte di lui, o ragazzi, c'era un gioco forza terribile, cioè c'erano Giove, Saturno e Urano quadrati, quindi può essere arrivata anche la corazzata Potionchi in quel matrimonio. Insomma, a un certo punto una nuova presenza, una nuova consapevolezza hanno iniziato ad incrinare la cosa. Se voi guardate Instagram di Ilary, l'ultima foto con Francesco risale al 29 settembre, più o meno le giornate del compleanno di lui, quando sono andati a Disneyland a Parigi a portare la bimba. Si dice già che in quell'occasione gli amici della coppia, siccome il 29, se non sbaglio, settembre è il compleanno, sì, ce l'ho qua ovviamente, è il compleanno di Francesco Totti, il 27 settembre. Allora, sembra che lei non si sia presentata alla festa di 45 anni di lui, quindi è più o meno in quelle giornate che doveva essere accaduto qualcosa, perché non presentarsi alla cena di 45 anni di tuo marito, l'ottavo re di Roma, dà un po' nell'occhio, quindi deve essere accaduta una cosa grande. All'epoca, come transiti, c'era stato nei primi 4 mesi, allora c'era Saturno sulla luna di Ilary, quadrato alla luna di Francesco e opposto al Saturno di Francesco, quindi la macchina scricchiolava già dal 20 dicembre del 2020. Sì, gennaio 2021, secondo me,
C'era una quadratura Saturno-Marte in Toro, insomma è stato un momento abbastanza teso tra i due, però insomma poi Giove ha fatto 4 mesi in acquario, quindi 4 mesi sulla luna di lei, poi è andato in pesci dal 14 maggio, quindi ha fatto 5 mesi, dal 14 maggio a luglio è stato in pesci, poi è iniziata la retrogradazione, ad un certo punto si è riavvicinato alla luna di Ilari, quindi ad agosto era già retrogrado. Giove retrogrado sulla Luna, si è rincontrato con Saturno e lì in quelle giornate, io ricordo, sto andando a memoria, che fino al 14 settembre c'era Marte in Vergine, poi il 15, se non erro, Marte andò in bilancia sul Sole di Francesco, sul Plutone di Francesco. Secondo me là qualche danno è successo perché comunque ragazzi Francesco Totti ha Sole congiunto a Plutone, quindi è un po' un conquistatore, insomma, questa cosa ce l'ha, è un fascinatore, è un seduttore. Col Marte sul suo sole, insomma, visto poi il resto del cielo, o ragazzi, o ha combinato, o magari no, si è mosso un pochino troppo con disinvoltura, oppure siccome la congiunzione Sole-Plutone in bilancia indica anche che tu sei un plutoniano, quindi tu sei un indagatore, può darsi che abbia snasato qualcosa e che abbia pensato male, ok? Qui le letture sono ambivalenti. Fatto sta che è successo qualcosa probabilmente con la retrogradazione di Giove, quindi a partire da luglio 2021. E quindi coincidono effettivamente le tempistiche per cui Francesco abbia incontrato una nuova fiamma tra agosto e settembre ad un torneo di padel, volendo ci sta, volendo ci sta. Ora noi non sappiamo perché i transiti cioè, sono ambivalenti e possono essere letti in entrambi come dire, in entrambe le interpretazioni, se si sia esposto così tanto con la persona conosciuta al torneo di padel perché magari si era ingelosito con la moglie o semplicemente perché ha incontrato una persona che lo attraeva. A proposito della persona che lo attraeva, ovviamente la persona per protezione ha chiuso questa ragazza che si chiama Noemi e che però io non mi sento, dice, non escono allo scoperto, io non mi sento di mettere in croce, no? Perché voi mettete che non sia come dicono, insomma, parlare pubblicamente dei fatti di una persona, comunque qualora fosse lei, noi non lo sappiamo, viene indicata così e quindi per amore dell'astrologia prendiamo in considerazione questa cosa. Se sono riuscita a risalire ad una data, questa data prevede che la signorina sia del segno della Vergine ed abbia una luna potenzialmente in Ariete e ci sta che con Giove opposto, no, alla Vergine abbia iniziato a frequentare una persona che non era single, perché Giove opposto queste cose le fa, comunque porta anche così a una trasgressione, a lasciarsi andare, magari se uno del segno della Vergine cerca di essere preciso, puntuale, ma magari con Giove opposto perde la testa, anche perché Giove in pesci, opposto al Sole in Vergine, rappresenta il sogno, quindi non è proprio stata in grado di dir di no. Con questa luna in Ariete poi è chiaro che c'è stata un'evoluzione, per cui Giove a un certo punto, a maggio di quest'anno, è arrivato in Ariete. Ha opposto il sole di lui, quindi lui proprio potrebbe aver perso il controllo. Quindi Giove e la fortuna sulla luna di lei le ha fatto proprio avere un ruolo, le ha fatto acquisire anche forse temporaneamente, perché insomma Giove non è stabile, non è un indicatore di stabilità, però ha indicato questo grande fuoco, questa grande passione, anche questa grande attenzione a un certo punto mediatica su questa persona. Dopo l'11 maggio, quindi dopo l'ingresso di Giove, è arrivato anche Marte, e insomma, Marte sulla luna di lei e contro il sole di lui probabilmente lo ha fatto
fatto regolare meno, nel senso che è probabile che lui abbia perso un po' il controllo, tanto è vero che si dice che l'abbia portata a Tirana, insomma, a un certo punto. E poi, ragazzi, se è vero che la moglie aveva assunto un investigatore privato, Marte e Giove contro il Sole e contro Plutone sono anche proprio uno svelamento scomodo delle proprie magagne e la fine di una maschera, la fine di una recita. I pianeti in bilancia tendono, no, a salvare capra e cavoli e a non esporsi. Quindi potrebbe anche essere i mesi di maggio e giugno caratterizzati da Giove e Marte in Ariete contro il Sole di lui, contro Sole, Plutone e Marte di lui e contro e sulla Luna di lei possono determinare anche questo, no? Un essere smascherati, oltre che un perdere un po' il controllo e quindi, no, magari farsi sgamare. Fatto sta che devono essere stati dei mesi abbastanza complicati. E davvero, se pensiamo che in quel momento Ilary Blasi conduceva, poteva stare pochissimi giorni a Roma e conduceva, povera, l'isola dei famosi e che quindi doveva essere concentrata, forse era nella parte clou dell'anno del suo lavoro e stava vivendo di tutto e di più, beh, ragazzi, per lei non credo che siano stati dei momenti facili, insomma, quindi. Povera. Poi, ovviamente, arrivati al 5 luglio, quando l'Isola dei Famosi credo che sia finita a fine giugno, proprio gli ultimi giorni di giugno, lei poi il 5 luglio ha avuto Marte che entrava nel Toro, sul suo Sole, sul suo Marte, sulla sua Venere. C'era anche Urano, c'era il nodo nord, ha preso in mano la situazione ed è partita da lei perché si vede Marte sul suo sole e soprattutto si vedono Marte e Urano sul suo sole, quindi ha stretto i tempi. È come se avesse pazientato molto, ma a un certo punto ha preso in mano la situazione e ha deciso che la sua dignità non era più possibile, insomma, passare sopra ad una serie di cose. E lui l'ha subita perché c'erano Marte, Urano e nodo nord contro la luna di lui che transitavano nella quarta casa, quindi la famiglia che si è sfasciata, mettiamola così, e lui ha perso una persona comunque. Non credo che, nonostante la grande passione che lui possa provare, adesso vi dico un paio di cose del tema Natale, della sinastria, insomma, della nuova fiamma. Però credo che non l'abbia digerita alla grandissima e che non fosse assolutamente pronto. Credo proprio questo. Allora, ragazzi, come voi sapete, con Giove in bilancia, come c'è la Francesco Totti, dall'11 maggio solitamente si possono prendere delle cantonate, no? Pensavo fosse amore, invece era un calesse. Quindi questa frequentazione è stata ufficializzata. Ma non è proprio sotto una stella felicissima. È pur vero che essendo iniziata l'anno scorso, ed essendo andata avanti anche con il trigono di Giove alla luna di lui, quindi in tutta la primavera, probabilmente non è iniziata con, anzi sicuramente non è iniziata con Giove opposto al sole di lui, no? Con Giove opposto al sole di lui è venuta malamente fuori, come lui probabilmente non avrebbe voluto. Allora, nella comparazione, io ovviamente non conosco l'ascendente, però nella comparazione, quando la luna di lei è opposta al sole Plutone di lui, si crea un rapporto passionale, sono due poli attrattivi molto molto interessanti. La durata può essere invece leggermente dubbia. La durata può essere leggermente dubbia, soprattutto se uno pensa ai transiti che ci saranno l'anno prossimo con Saturno opposto al Sole di lei, se la data è esatta, quindi è nata a fine agosto, quindi è una vergine, insomma, il Sole è l'uomo, quindi potrebbe vivere un divorzio molto, molto complicato, con degli strascichi e delle conseguenze abbastanza impegnative o
questa storia potrebbe un attimino scricchiolare. Comunque c'è una grande polarità, c'è una grande passione, proprio l'attrazione fisica, c'è una grande complementarità, proprio. E soprattutto ci sono delle cose in comune, come l'amore per la famiglia e per la Roma, che per Francesco Totti sono importantissime. La Venere in cancro di lei, sempre se la data è esatta, va a cadere proprio nella settima casa, nel discendente di lui. È come se lui avesse trovato una donna con cui finalmente condividere le stesse passioni, la famiglia e la Roma, ok? Quindi lui ha trovato anche questo e pensa di avere della stabilità. Però, cari ragazzi, la durata è da valutare, la durata è da valutare perché sempre se la data è esatta, qualora voi l'aveste, aveste una data più attendibile, la data che sto guardando io è 31 agosto 1988. Per esempio, lei non ha nessun pianeta in toro. Quindi non dà a lui la stessa stabilità che offriva Ilary Blasi. Se ha una luna in Ariete, a Marte in Ariete, la ragazza è parecchio indomita e indipendente. Quindi è vero che gli piacciono le stesse cose, però poi nelle reazioni potrebbe disorientarlo alla lunga. Quindi secondo me ci saranno già state delle occasioni di attrito, ragazzi. Il Saturno di lei, che indica la durata, è sì largamente in trigono col Saturno di lui, ma è congiunto ad Urano e va a cadere proprio sul famoso Nettuno di Francesco Totti in dodicesima. Quindi potrebbe fare più o meno uno scherzetto simile a quello di Spalletti in maniera diversa. Potrebbe fargli credere che, no? Che c'è una coesione. Un'intesa fortissima, però Urano, ragazzi, allora, innanzitutto il feeling mentale qui è si sono sintonizzati psicologicamente molto bene. Mi sono permessa di dire che lei potrebbe fargli credere, cioè mi sono permessa senza dirlo, no? Ammesso che la data sia esatta, perché Urano è congiunto, il Saturno di lei è congiunto ad Urano. Quando Urano va sul Nettuno di una persona insieme a Saturno, la portata è pesante, ma può portare dello stress, una sorta di precarietà, insomma, no? Non è proprio un indicatore di grande serenità e stabilità. Però è pur vero, ragazzi, che nelle sinastrie non tutti, no? Non tutti i matrimoni, non tutte le amicizie di trentennali, i rapporti e le società. C'è la sinastria perfetta, anzi, alcuni ostacoli sono anche di stimolo, cioè con l'Urano e Saturno potrebbero anche essere intesi come una donna che si dedica molto alla psiche di quell'uomo, tanto da farlo svegliare un po', cioè da fargli sì avere i suoi sogni, i suoi ideali, ma da farlo diventare anche un po' più lungimirante, magari un po' più posato, oppure semplicemente una donna che si fa correre un po' dietro, insomma, perché Marte in Ariete non è che lo tieni. Che lo tieni tanto a bada, insomma, quindi caratterino, no? Grande verve. Ripeto, c'è un'intesa psicologica fortissima. I Nettuno sono vincolanti nell'uno e nell'altro. Ragazzi, sarebbe interessante sapere la Luna se è veramente in Ariete, non forma, perché dipende dall'orario di nascita del 31 agosto. Se in Ariete non forma particolari indicazioni con la luna di lui, e quando le lune non formano sestile, congiunzione, a volte anche le opposizioni, ragazzi, trigoni, però quando non formano aspetto, insomma, alla lunga le persone vanno in altre direzioni. Se invece è nata a fine giornata del 31, una luna in toro sulla quarta casa di lui potrebbe fare una grandissima differenza e ragazzi, cioè anche lei, se avesse la luna in toro, anche lei avrebbe avuto il ritorno di Marte, Urano e Nodo Nord sulla Luna con gli esiti plateali e palesi che già sappiamo. E in quel caso avrebbero un'opposizione di lune, una grande polarità, potrebbe
probabilmente non durerà, forse, forse, fino alla fine, forse, ragazzi, è necessario vedere il tema con tutto l'ascendente e con tutti gli orari, ma sarà sicuramente una storia assolutamente intensa. L'anno prossimo Ilaria avrà Giove sul Sole, Saturno in favore, quindi oltre a una consacrazione professionale strepitosa, secondo me andrà avanti, insomma, ci saranno degli upgrade, proprio dei salti di qualità, potrebbe presentare un compagno ufficiale. Volendo, potrebbero esserci con quei transiti, visto che comunque Giove in Toro andrà sulla quarta di lui, no? Potrebbe anche essere inteso o con la famiglia Totti Blasi che arriva ufficialmente alla fine, e quindi lei si presenta con un'altra persona ufficialmente, oppure la vedo estrema, ragazzi, però per i figli e poi è stato un amore fantastico e poi ho letto delle dichiarazioni Totti per cui se lei avesse cambiato atteggiamento non avrebbe mai, quindi questi sono palesi, se l'ha detto veramente sono dei palesi tentativi di riportarla all'ovile, quindi insomma, ragazzi, non è detta l'ultima parola. Io personalmente per i transiti che hanno avuto e che li hanno portati a sciogliersi, la vedo dura. Però so che certi amori, se sono stati amori, fanno anche dei giri immensi e poi ritornano. Quindi l'anno prossimo potremmo riaggiornare questo video. Ragazzi, io spero di avervi detto tutto, ma è impossibile dire tutto con una sinastria in 40 minuti, perché potremmo stare a parlare fino, non so, fino al 15-18 il prossimo. Quindi è veramente un argomento lungo. Però, insomma, spero di essermi fatta capire. Spero che le curiosità più grandi le abbiamo soddisfatte con questo video. Se così non fosse, fatemi le domande sotto ai commenti e insomma vediamo di riaggiornarlo compatibilmente con le mie quaresime, perché insomma da brava Toro vado un po' lenta, insomma, e annaspo un po'. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, aspetto i vostri feedback, vi mando un grande bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti! Thank you.